Registrazione, mi date il consenso per registrare? Mi diamo il consenso, va bene. Perfetto. Per questa volta. Ma in generale però devono essere almeno 70 foto. Sì, senz'altro, senz'altro. Stasera abbiamo i migliori fotografi del Movimento 5 Stelle di tutta Italia. Vincenzo e Gennaro. Uno di fotografia e telecamere. Ecco. Abbiamo la regia. Ma date bene ciò che dite. Non lo so. Ma Luigi Grosso? Luigi Grosso. Mi sembra che doveva venire. Ma date il consenso. Ma stavano parecchi di loro. L'ho visto pure Paola Staffini. Paola non viene. Non veniva. Poi c'era quel professore Prisco, mi pare, Angelo Prisco, pure doveva venire. Vabbè. Ragazzi, qua iniziamo. Se posso, dico no, giusto introduco, poi chiunque può... già c'era una discussione aperta, è arrivata il gruppo conclusa, per quanto riguarda lo spostamento deciso dal ministro Franceschini di spostare la sovrintendenza archeologica di Napoli a Salerno. Diciamo che le scamotaggi si è trovati di utilizzare una parola che all'occorrenza viene sempre discutere della spending review, di accorpare per tagliare i costi. Buonasera. Ciao. Ciao. Lo devo mettere qua? No, mi accomodo qua. Cioè, tu stai vicino a me, va bene. No, metti di fronte, così ti guarda. Noi siamo d'accordo, diciamo, per abbattere i costi, gli sperperi e quant'altro, ci mancherebbe, però guardando poi anche la riforma, quindi è stato praticamente il decreto che è già attuativo, vediamo che praticamente c'è l'istituzione di nuove diciamo, strutture del MIBAC, altre nuove 20 strutture dirigenziali che quindi porteranno dei costi, quindi non si capisce praticamente in pratica l'abbattimento di quei costi con nuovi costi, cioè alla fine sembra più una scelta politica per accontentare per le prossime regionali qualcuno, e in particolar modo colui che probabilmente sarà candidato alla presidenza per il PD di Lupa, per dare un contentino anche di immagine a Salerno e avere un riscontro, diciamo, per la sua campagna elettorale. In sintesi io credo che sia questo, guardando, diciamo, le carte. Il gruppo Cultura di Napoli già sta studiando questa situazione, sta vagliando la possibilità di fare un'azione parlamentare mediante Luigi Gallo. Il fatto di aprire un nuovo meetup monotematico, io ho proposto semplicemente di valutare, di discutere innanzitutto di questa situazione, di allargare questa cosa ai gruppi che si occupano di questo tema, non soltanto napoletano, quindi perché è una cosa che riguarda un po' l'organizzazione campana, e ovviamente poi di eventualmente valutare la necessità di abbinare a questa azione parlamentare che va fatta nell'interrogazione anche un'azione cittadina, qualora vi siano i presupposti, dati alla mano, studio della riforma approfondita, bilancio per capire i costi, gli sprechi se diminuiscono o meno, e valutare poi come serve organizzarci per mobilitarci magari davanti alla sede di Napoli, che è quella del Museo Nazionale che sta attualmente. Sono 200 anni che sta là, non si capisce perché debba, anche soltanto il nome, la direzione che già debba essere spostata a Salerno. Questo non vuole essere. Secondo me non è solo una questione. La discussione. Segniamoci se qualcuno vuole dire. La discussione è questa. Mamma mia, mi ha visto. Come è andata? Va bene, va bene. L'hai salvato il posto di sopra. Dai, cominciamo, perché sennò va a finire. Sì, sì. No, ascoltando, comincia a parlare Francesco. Ma è una ricerca di contatto. Lo so, ma io sono affetto. Questo è affetto. Se ne andai in camerese, sei offeso le ultime cose. A me mi ha offeso la mia cosa. Ti sospenderà con effetti speciali, sono quello che parla di meno. Io volevo dire, come ti chiami? Chiama qua. Io mi interrogo con un'altra domanda. Uno dei motivi per i quali la spostata potrebbe essere quello
politico, eccetera. Un altro potrebbe essere legato, visto che il movimento è stato tra i primi a criticare l'operato della sovrintendenza, potrebbe essere quello di una cattiva gestione. È un caffè macchiato. Degli organi che sì. Allora fermiamoci un attimo.